Buon pomeriggio, bentrovati in diretta dagli studi di Telebari. Per il secondo giorno consecutivo in Puglia non ci sono morti a causa del Covid-19. C'è invece un nuovo ingresso nelle terapie intensive, si passa da 18 a 19 posti letto occupati. Decisamente contenuto il numero dei nuovi casi, 94 su 12.982 tamponi e il tasso di positività scende allo 0,72%. Sono i dati del nuovo bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione in Puglia, in provincia di Bari, il numero più alto di positivi 25. Riapertura delle discoteche, ma al 35% di capienza, il parere del comitato tecnico-scientifico per far ripartire il settore, un parere accolto con un misto tra ottimismo e amarezza dei gestori dei locali da ballo. Noi abbiamo intervistato il titolare del Divine Follie di Bisceglie, Roberto Maggialetti. Sentiamo. Sicuramente è un inizio, è una riapertura per quanto riguarda parte del governo, però dopo quasi 2 anni di chiusura delle discoteche in Italia, sicuramente è un palliativo che non permetterà assolutamente alle attività di riprendere a pieno. Il Divine Follie, il DF, riapre appena sarà data, diciamo, l'ok da parte del governo, perché non dimentichiamo che ora, diciamo, è il CTS che ha dato l'ok con una capienza ridotta, però se non viene poi comunque ratificato dal Consiglio dei Ministri, diciamo, dobbiamo comunque aspettare l'ok da parte loro. Ci auspichiamo che comunque le capienze vengano sicuramente riviste affinché, diciamo, si possa ripartire almeno, diciamo, con una capienza più allargata rispetto a quella che hanno preventivato loro. Una capienza ridotta significa anche un aumento del costo del biglietto d'ingresso? Il problema è proprio questo, perché poi scaricare sul consumatore questo problema non ci sembra assolutamente giusto e non so quanto potrebbe essere produttivo proprio con i nostri clienti, perché nel momento in cui tu fai ad aumentare il prezzo, poi, diciamo, avremo ulteriori ripercussioni economiche sull'azienda. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dalla Procura di Bari, che insisteva sull'interdizione dei dirigenti del Policlinico nell'indagine su 4 decessi che per l'accusa sarebbero stati causati da Legionella. I pubblici ministeri avevano impugnato la decisione del Tribunale del Riesame di annullare la misura interdittiva nei confronti del direttore generale Giovanni Migliore, della ex direttrice sanitaria Matilde Carlucci e del direttore dell'area tecnica Claudio Forte. È in corso in tribunale un incidente probatorio per verificare il nesso fra infezione e decessi. Nell'inchiesta, lo ricordiamo, furono sequestrati i padiglioni Chini ed Asclepios, dissequestrati poi a marzo del 2021. Gli indagati, 5, sono accusati di non aver bonificato gli impianti. Voltiamo pagina, stati generali del superbonus 110% degli altri incentivi fiscali, il tema del convegno inaugurale della Fiera delle Costruzioni SAIE in programma. La Fiera de Levante di Bari, c'era per noi Roberto Maggi. L'inaugurazione di SAIE è l'occasione buona per fare il punto sull'andamento dell'edilizia. Qual è la situazione qui? Beh, finalmente un mood positivo che è in linea con l'aumento del PIL previsto per quest'anno, il 6% e il 4,2% l'anno prossimo. Abbiamo questa misura, questi fondi di 223 miliardi, di cui 108 sono relegati per l'edilizia, il 40% proprio nel mezzogiorno per fare in modo che ci sia e si colmi questo gap con l'Italia centro-settentrionale, ma soprattutto all'interno dei comuni, che ci sono ancora grandi disparità sempre all'interno dei comuni nel mezzogiorno. In più ci sono 23 miliardi a disposizione per la cura del ferro, quindi il rifacimento di tutte le infrastrutture ferroviarie, ma soprattutto all'unisono va la misura del superbonus. Abbiamo chiesto una proroga, vogliamo che diventi strutturale, i dati sono straesaltanti, solo nell'ultimo mese 9.000 misure in più e 1 miliardo e 8 in più per un raggiungimento di 7 miliardi e mezzo e 46.000 misure. In Puglia abbiamo un'ottima fotografia con comunque
3.000 domande e 430 milioni, io credo che questa sia la strada da percorrere. Il nemico è sia il tempo che il caro prezzi. Questo caro prezzi diventa comunque un problema, perché rischiamo di non avere i materiali a disposizione per poter comunque seguire queste lavorazioni, e dobbiamo chiedere anche un ristoro dal punto di vista di questi grossi prezzi. Se dovesse diventare strutturale la misura, sicuramente questo problema potremmo evitarlo. E adesso la cronaca cittadina con gli aggiornamenti dalla nostra postazione social, dove c'è Tiziano Tridente. Tiziano, buon pomeriggio. Eccoci Cristina, buon pomeriggio. Ponte di Via Gentile chiuso al traffico questa mattina per effettuare le prove di carico necessarie in seguito agli interventi di ristrutturazione dell'importo di 100.000 euro effettuati negli scorsi mesi. Si tratta di lavori che hanno interessato soprattutto la parte inferiore del ponte, spiega il dirigente del settore strade Claudio Laricchia, con interventi di risanamento del calcestruzzo e dell'armatura in ferro nei punti in cui era visibilmente ossidata. Stamattina quindi era necessario ripetere le prove di carico già effettuate a inizio estate, motivo per cui il ponte è stato chiuso al traffico e intermittenza tra le 9 e le 14. Al momento, spiegano dal comune, non sono previsti interventi simili su altri ponti della città. A te. Grazie Tiziano, cambiamo argomento. Left Hand, la personale dedicata a Dino Clavic, artista pugliese scomparso nel 2019, in mostra da oggi nello spazio Miura. Mio fratello era a volte anche un po' un'incognita, nel senso lui non era molto, non esprimeva molto con noi quello che lui rappresentava nelle sue opere, quindi spesso la prima volta le vedevamo su Instagram, su Facebook, e poi era il bello, forse probabilmente era anche quello di che ognuno ci può vedere qualcosa nelle sue opere. La storia di come una passione può trasformarsi nel tempo, rimanendo intatta pur sperimentando diverse declinazioni, dall'amore per la musica che continuerà per sempre a fare da sfondo alle sue opere, a quello per l'acquerello, fino ad arrivare al digitale e ai video. Era tutto questo Dino Clavica, e lo è ancora, barese di adozione, affaticato a prendersi ciò che gli spettava, il meritato successo, a causa di una cronica timidezza che lo ha portato, fino alla fine, a tenere per sé ciò che di più bello aveva, la sua arte, fino all'incontro con l'associazione Velouvre, di cui è stato presidente, che lo ha spinto a venire fuori da quel guscio e a condividere le tantissime opere realizzate e accumulate nel tempo. E da questa mattina 30 di queste opere, che fanno parte della serie da lui stesso intitolata Left Hand, sono visibili nello spazio Murat in una mostra a lui dedicata e che sarà visitabile fino al prossimo 23 ottobre. Lui si definiva un artista atipico. E i suoi amici oggi hanno voluto inaugurare questa mostra, questa sua mostra personale, anche un po' emozionante ascoltare i ricordi da parte delle persone che l'hanno conosciuto, il suo tratto artistico che anche attraverso questa mostra potranno conoscere tutti, ma anche il lato umano di Dino Clavica. Accanto alle 30 opere stampate su pannelli Forex delle dimensioni 50 x 67 cm, in un dialogo perfetto con lo spazio che le ospita, anche una sezione dedicata ai video realizzati dall'artista. L'esposizione è parte di un progetto più ampio che comprende la produzione di un catalogo sull'artista Dino Clavica, che sarà edito dalle edizioni della libreria La Terza, con i testi, tra gli altri, di Pietro Marino, critico d'arte, e Oscar Iarussi, giornalista e saggista. È un vero e proprio progetto collettivo, nasce grazie ed è possibile, resa possibile grazie agli sforzi di persone, di amici, di imprese, di enti che hanno creduto nel progetto artistico di Dino e hanno supportato questo progetto affinché potesse essere realizzato. E adesso i servizi dalla provincia con i nostri inviati. Le novità della nuova amministrazione Melodia d'Altamura, l'intervista alla prima cittadina di Michele De Nora.
Non è stato facile ritornare in politica dopo le dimissioni, sostiene la prima cittadina altamurana. Rosa Melodia, da qualche giorno rientrata a Palazzo di Città, ha fra i suoi obiettivi principali quello di guardare alla realtà non più soltanto con gli occhi dell'amministrazione, ma con quelli dei cittadini. Un messaggio semplice e chiaro che si affianca a quello espresso dai nuovi 5 assessori all'attivo, a cui se ne aggiungeranno altri 2 non ancora nominati per via delle consultazioni da parte del Partito Democratico. Ai nostri microfoni la sindaca ha sottolineato quali saranno i punti da cui bisogna ripartire. Abbiamo fatto un accordo programmatico che vede la prosecuzione e si cerca di dare linfa agli sforzi che abbiamo fatto in questi anni, a quello che abbiamo, su cui ci siamo adoperati, progetti regionali come la SISUS, come i PILU, come quindi il DPRU, ma anche il PUMS, ma anche rispetto alla nuova progettualità della qualità dell'abitare, il progetto nazionale che ci vede vincitori di 40 milioni di euro. Presentato a Putignano il progetto Farinella Open Lab, ce ne parla Francesco Russo. Farinella Open Lab, un percorso partecipato per la costruzione di un'opera artistica dedicata a Putignano, alle sue tradizioni, ai putignanesi e alla loro storia. L'idea è stata selezionata nell'ambito dell'avviso regionale Cultura in Cammino dal progetto The Root Net, finanziato dal programma Interreg Grecia Italia e sposato da amministrazione e Fondazione Carnevale di Putignano a sostegno della destagionalizzazione del turismo e dei cammini culturali. Abbiamo basato tutta la nostra ricerca su un evento storico particolare della città di Putignano, chiamato nelle carte i tumulti di Putignano del 1902. In sostanza stiamo organizzando una serie di gruppi di comunità dove, introducendoli a quella che è la storia, introducendoli a quello che è un attimo il mondo che ci circonda, andremo a creare un evento di costruzione partecipata con cartapesta, ferro e legno. È una parata scenica che sostanzialmente, così come il nome, darà valore a quello che è Farinella, che sia la maschera di Carnevale di Putignano, che sia la farina caratteristica di Putignano. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì, che vedrà ancora questo centro di bassa pressione attivo sull'Italia, ma continua questo suo graduale allontanamento verso sud-est, quindi seppur lentamente la situazione inizia a migliorare. Controlliamo la nuvolosità attesa sul nostro paese, le regioni adriatiche e il sud Italia però avranno ancora situazione molto variabile e instabile, mentre ampie schiarite, come vedete, sono ormai presenti al nord e sul versante tirrenico. Precipitazioni, ancora dei piovaschi, ancora degli acquazzoni, saranno possibili sulle regioni del medio-basso Adriatico e poi al sud, soprattutto sul versante tirrenico. Però guardate, nel resto d'Italia non solo le piogge si attenuano, ma come vi dicevo, tornano anche delle belle schiarite nord a regioni del medio-alto Tirreno. È il medio-adriatico e il sud a vedere ancora tutta questa variabilità, e attenzione anche al vento che soffierà sostenuto in gran parte d'Italia. Questi sono venti freddini, arrivano dall'est Europa, quindi temperature contenute, non basse, però insomma, specie al primo mattino ci sarà bisogno di coprirsi. Per sapere nel dettaglio a questo punto come andranno le cose proprio da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.